Tanta testa abbinata all'applicazione. In pochissimi giorni Emmanuel Cascione si è affidato alla logica e al buon senso. Ancora tanto da migliorare, ci mancherebbe, ma l'imperativo era fermare l'emorragia di gol subiti. Missione compiuta, porta inviolata e soprattutto una vittoria contro il Pontedera di indubbia rilevanza. Così il suo ex compagno di squadra nel Pescara e grande amico Damiano Zanon, ospite di Solo Calcio. Emmanuel è stato bravo a innanzitutto entrare nella testa dei giocatori. Il Pescara nelle corde la fase offensiva ce l'ha. Certo. È ovvio che quello che vedo e quello che ho visto è che il Pescara veramente ha avuto un'attenzione a livello mentale alta e anche a livello difensivo molto molto buona, perché poi alla fine, come dicevate bene, stare stretti, avere attenzione anche nelle piccole cose Certo. fa la differenza. Quattro nozioni fatte bene per poi cominciare a lavorare per un percorso che comunque si dovrà fare. Lo hai sentito? Sì, l'ho sentito e ci siamo promessi di farci un due chiacchiere. Mi faceva piacere fargli in bocca al lupo e verrò a trovarlo. Una cosa positiva, no? Secondo me ha avuto buon senso Emmanuel, perché è ripartito da un sistema di gioco che la squadra conosceva a menadito. Secondo me è stato molto intelligente. Mi sembra che giocano bene in verticale, i terzini vanno. Ci sono quelle caratteristiche che zemaniane che poi si possono sfruttare anche in maniera diversa, magari con un cambio di modulo, ma entrare e dire alla squadra giochiamo 4-4-2, 3-5-2 o qualsiasi altro modulo, secondo me è complicato, è complesso e non è facile. Lavorando in maniera attenta su determinate situazioni, si possono divertire e secondo me Emanuele può fare belle cose. Poi i playoff sono una cosa a parte, può succedere di tutto, perché chi arriva meglio, chi arriva Sì, peggio, come certo. mentale, eccetera, eccetera. Quindi poi secondo me i playoff e Pescara, il pubblico darà una grossa mano. Che spiegazione ti dai di questa stagione del Pescara che era partita anche con ottimismo, le prime 6 partite, 16 punti conquistati da Zeman, e poi è divenuta presto anonima, addirittura disastrosa nel girone di ritorno. Che chiave di lettura dai? Conosce i giovani Sì. e quindi mi sembra difficile e complicato pensare che lui, avendo avuto, se l'ha avuta, carta bianca, potesse sbagliare qualcosa. Molto probabilmente, a mio modo di vedere, ma questo è un giudizio mio personale, magari non l'ha avuta e quindi qualche interprete magari non è adatto al suo tipo di gioco. Gessa per Zanon, altro assist pregevole, e poi bravissimo Sansovini a tagliare sul primo palo, a precedere il suo dirimpettaio. Gran gol di Marco Sansovini. Guardate qui la gente, si piangeva di felicità. Pescara è stato veramente da abruzzese, l'unica piazza comunque sia che storicamente ha fatto calcio a grandi livelli. Venivo al mare e delle volte passavo e dicevo: mamma mia, magari giocare a Pescara, magari Ah, giocare a vedi? Pescara, e tornavo sulla stessa attrezzata e andavo via. E quando arrivò la chiamata non ci credevo.